Carlo Lorenzini, singolare ed eclettico scrittore fiorentino, è stato ricordato sabato 24 novembre, giorno del suo 186esimo compleanno, con una speciale iniziativa che è iniziata con la deposizione di una corona di alloro nella sua casa natale in via Taddea a Firenze, nel popolare quartiere di San Lorenzo. La manifestazione, patrocinata dalla provincia di Firenze, è stata organizzata e promossa dall'Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini, presieduta dall'onorevole Monica Baldi, che da anni valorizza lo studio e la promozione delle avventure di Pinocchio di Carlo Lorenzini, come modello culturale, formativo e di integrazione da esportare nel mondo anche attraverso la diffusione dell'eccellenza produttiva italiana e il rilancio delle botteghe storiche identificabili nel laboratorio di Pinocchio. Principalmente noi intendiamo, attraverso un messaggio internazionale, e per questo abbiamo anche organizzato e portato avanti quello che è un progetto comunitario biennale che terminerà nel 2014, che si chiama Pinocchio Forum. Siamo in collaborazione con 4 stati membri dell'Unione Europea, quindi Polonia, UK, Regno Unito, e la Svizzera, che invece partecipa dall'esterno con noi Italia coordinatore. Questo progetto è molto ambizioso perché intende far conoscere la storia di Pinocchio non solo attraverso quello che è la fiaba e il racconto, ma attraverso quello che sono le attività presenti nella fiaba, quindi il laboratorio di Pinocchio, che per noi sono le eccellenze italiane. Noi riteniamo, quindi, attraverso delle azioni concrete e incontrando i nostri partners europei, far conoscere i nostri laboratori di artigianato di eccellenza. Ne abbiamo 10 attivi nel quartiere di San Lorenzo, che vogliono proprio mostrare, attraverso quelle che sono le nostre capacità di formazione, ma anche le nostre capacità ovviamente di creazione, quelli che sono degli oggetti unici e rari. Ovviamente noi riteniamo che, oltre che le attività artigianali, dobbiamo avvicinare anche quelle che sono le attività produttive di eccellenza italiana e le attività ambientali, culturali, e quindi dare un messaggio che supera bene il confine di quello che è la fiaba. Quindi per noi Pinocchio significa riqualificazione anche di una parte della città di Firenze, quale il quartiere del babbo di Pinocchio, laddove lui ha creato gran parte della sua attività nell'Ottocento, e devo dire che dopo 2 secoli noi siamo qua ancora a parlarne. Così Firenze rende omaggio ad un personaggio dell'Ottocento che con il suo libro Le avventure di Pinocchio, libro più tradotto dopo la Bibbia, ha portato il nome di Firenze e della narrativa per ragazzi tra i grandi filoni della letteratura per l'infanzia, al pari delle Mille e una notte e delle fiabe di Andersen. In base a queste considerazioni, il vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, prendendo la parola nel corso della successiva cerimonia nella sala consiliare della provincia, ha annunciato l'intenzione del comune di Firenze di creare un museo dedicato a Pinocchio ed ha lanciato inoltre una proposta di livello europeo per costruire insieme un legame culturale sulla base di queste grandi tradizioni fiabesche. Perché non costruiamo un legame internazionale, culturale, che si regge sulla fiaba? Rivolto ai bambini, progetto europeo culturale ambizioso al quale possiamo senz'altro concorrere. Sono certo che l'Unione Europea, che parla solo di spread e forse dovrebbe parlare anche di nuove generazioni e di fiabe, ci possa sicuramente ascoltare. Grazie di cuore. La cerimonia è stata accompagnata da una esibizione di alcuni giovani violinisti diretti dal maestro Leonardo Pacini e truccati dallo storico atelier di Gabriele e Gerardo Filistrucchi. Il premio Pinocchio di Carlo Lorenzini, creato da Barbara Bersellini e costituito da un altorilievo in gesso dipinto a mano, è andato a 10 personaggi scelti da una qualificata giuria presieduta dalla stessa Barbara Bersellini. Il premio Mastro Geppetto è andato all'imprenditore Riccardo Braccialini, il premio Grillo Parlante al critico Vittorio Sgarbi, il premio Mangiafoco all'attore Leonardo Pieraccioni, il premio Gatto e la Volpe all'attore Paolo Calabresi, il premio Fata Turchina all'imprenditrice e designer Angela Caputi, il premio Osteria Gambero Rosso a Rocco Fortes Hotel, rappresentato da Edward Linders, il premio Paese dei Balocchi allo scrittore e pittore Luigi De Pascalis, il premio Pesce Cane al campione della nazionale di pallanuoto Leonardo Sottani,
Ed infine il premio Colombo al giornalista Gabriele Canè. Successivamente il prestigioso Hotel Savoy di Piazza della Repubblica a Firenze ha ospitato l'originale Pinocchio Cocktail List, una serie di cocktail ideati dal barman Roberto Prato e dedicati ai personaggi della fiaba. Per la cronaca ha ottenuto il primo premio il Grillo Parlante, un fresco mix costituito da Tabasco, Vermouth di Prato, Benedictine, Hendrix Gin. Nel culto di questo grande scrittore, il premio mi sembrava che fosse degno di attenzione. Quando mi hanno detto che io coincidevo con il ruolo del Grillo Parlante, ho pensato che aveva anche una pertinenza rispetto a talune cose che uno potrebbe tenere per sé o dire magari apparentemente per il bene degli altri, o sostanzialmente per il bene degli altri, ma anche talvolta a proprio danno. E quindi mi sembrava che fosse un'attribuzione meritata.